dare a questa riflessione, che è non confrontare direttamente, non si può parlare direttamente con Patrick, ma prendeva in esame il rapporto del cristianesimo e le grandi tradizioni spirituali o religiose che dir si voglia dell'India. Io ho preso come titolo una frase molto eloquente che veniva adoperata sul tempo quando si trattò di rompere il ghiaccio delle elezioni dei vescovi cinesi, su quali ragioni basarsi. Un personaggio abbastanza importante di inizio secolo passato disse: non, qui non c'è nulla di nuovo, ma c'è qualcosa nel modo che deve essere nuovo. Così, non nuova, sed novità, era il titolo che io ho scelto. E per dire che ci sono delle concrezioni del rapporto tra cristianesimo e tradizione spirituale dell'India che permangono nella loro consolidata fissità. Io cercherò di leggere rapidissimamente 10 punti che fanno un punto fisso, oserei quasi dire, l'eterno consiglio, nel rapporto tra le tradizioni religiose dell'India e il modo con cui si è approcciato. Quindi questo fa parte di ciò che rimane nel quadro immutabile e consolidato. Poi ci sarebbe un secondo punto invece che affronta quello che potrebbe sconvolgere il panorama che noi raccogliamo attraverso gli sbocchi della globalità all'interno dell'India, sotto l'aspetto specificamente spirituale e religioso, e conseguentemente anche del cristianesimo nei suoi confronti. E infine due varianti di rilievo. Allora, dunque, per ciò che riguarda le concrezioni che si sono consolidate nel tempo, le leggo per fare rapida sintesi. Allora, intanto si tratta di 11 punti, li enuncio semplicemente. Quella che viene abitualmente col linguaggio occidentale chiamato visione lineare della storia, che ha un inizio avvio, e invece visione circolare della storia. Questo comporta un orizzonte di carattere mentale che fa problema per la tradizione semitica, biblica, ebraica, cristiana. Fa problema. Cioè, non scendo nella specificazione, chi vuole questo? Dunque, il secondo punto è l'accentuazione antropologico-personalistica del cristianesimo nella sua tradizione spirituale e religiosa, mentre invece tendenzialmente le visioni che sottostanno molte proposte spirituali indù sono di carattere olistico, cosmocentrico, e tutto sommato invece la sfera della personalità, dell'individualità, delle realtà anche non solo umane ma anche nella realtà, sono catalogati come transeunti e illusori. Poi c'è tutto il discorso sul raggiungimento dello stato di non dualità, quindi che comporta comporta una lettura sostanzialmente all'insegna del vero, dell'inganno, dell'illusione della realtà storica. E questo pone problema. Poi c'è, perlomeno si dovrebbe sottolineare che non abbiamo, nella sfera della contingenza sono le religioni. Le religioni sono un elemento contingente, transeunte del rapporto spirituale, mentre invece esiste qualcosa che rende inconcepibile la irrepetibilità dell'evento storico. Lo rende quindi classificato come qualche cosa che può addirittura essere circolarmente ripetibile. Qui tocco il tasto dell'incarnazione. L'incarnazione è un fenomeno eccezionale e ripetibile indefinitamente. Non ha la sua individualità irrepetibile, non ha un inizio e una fine specifico che non possono essere annullati nella circolarità del divenire. Poi direi che la visione della pienezza di inabitazione, quindi nella persona specifica di Cristo, viene tendenzialmente allineata a possibili incarnazioni indefinitamente ripetibili. E sono
quelli che qui cinematograficamente hanno avuto un effetto fin troppo eloquente, spasmodico, e che sono gli Avatar. Ma nel nucleo vivo, attivo e profondo, Cristo è, in qualche modo, per dirla con una visione anche esternamente molto efficace. Si può tenere il Vangelo di Giovanni in mano sempre, quando inizia un discorso, come Yogananda stupì al Parlamento delle religioni, ma non puoi mai uscire dal primo capitolo di Giovanni. E allora, nel senso che tutto viene in qualche misura riportato ad un logos che può trovare illuminati indefiniti lungo la storia e quindi togliere la specificità, l'individualità irrepetibile della figura di Cristo. Pertanto rimane intaccato uno dei nodi dal punto di vista della comunicazione più forte che si ha nelle tradizioni religiose di religione semitica, il rapporto personale individuato con Dio. Rimane deve spersonalizzarsi in un certo senso il rapporto per diventare illuminato. Ma l'illuminazione è sempre un'operazione che procede attraverso una cognizione che non ha bisogno di mediazioni, è una cognizione autoproduttiva di illuminazione. Di nuovo qui si toglie uno dei rapporti più fondamentali, oltre che il rapporto personale, non chiamiamolo devozionale perché questo è un salvo degrado, il rapporto salvifico. Non c'è bisogno di essere salvati se non per l'illuminazione di se stessi. Naturalmente, quando dico queste cose, che sono concrezioni dei rapporti che hanno fatto motivi di clash, no? tra la tradizione religiosa cristiana sin dall'inizio e poi con il tempo, con il neoinduismo, tanto più riaccentuato fino al 800-900, quando dico questo intendo dire però che sono stati anche luoghi di tensione valutativa, di confronto, di verifica. E oggi vorrei dirvi che uno degli aspetti, non è uno degli invarianti che volevo dire alla fine, è che oggi uno degli aspetti che colpiscono nel rapporto con teologi, con i pensatori indiani e cristiani, tu vedi che queste problematiche fanno parte del proprio modo di misurarsi con se stessi. Qui ritornerebbe quei semi d'avverbi di cui giustamente parlava Giustino, Clemente d'Alessandro, eccetera, eccetera. C'è un'esperienza di teologia che viene del pensiero, dell'esperienza religiosa, che viene dal di dentro dell'India, che consente in un modo inedito, direi, certamente non equiparabile a quello che si può fare dall'esterno con letture, che può gestire dall'interno senza ledere la propria fede, ma con riconoscimento possibile bipolare. Se dovessi dare una collocazione, per quel tanto che si può pancare, Penker è in questo mondo qua, quindi sa di questa sacra arcaicità del rapporto che conserva queste note fondamentali, se le porta dentro. E potrebbe esserci un ultimo punto, che è quello che riguarda l'importanza ambivalente e ambigua del maestro nella tradizione indù e nella tradizione cristiana. Anche nella tradizione cristiana spesso noi siamo a disagio quando mai appaia dentro la scrittura un atteggiamento esterno di Gesù che sappia di essere maestro. Poniamo all'inizio del discorso della montagna che noi buttiamo giù cronachisticamente, salito sulla montagna, messo, se sedere, aprì la bocca. Sono tutti segnali di un atteggiamento magisteriale, di maestro, che si pone in atteggiamento di comunicazione vitale, proprio discepolato, che nella tradizione cristiana è stata supplita alcune volte malamente dal pensiero religioso, e non invece dalla comunicazione profonda religiosa. Qui ci sarebbero molte cose da dire, riassumendo, veramente qui io devo finire, comunque riassumendo una posizione iniziale, anche questa arcaica ancora, di Radha Krishna dopo aver fatto insegnamento plurimo a Oxford, lui è uno dei primi presidenti, cioè il primo presidente dell'India democratica, che sentiva il bisogno di dire che c'era tra Oriente e Occidente questa discrasia,
di rilevanza comunicativa, mentre l'Occidente ritiene di avere solo pensiero, in realtà crede nel pensiero e vive il pensiero come fosse una fede, l'Oriente invece si può dire che veramente ha un rapporto religioso con la realtà. Qui un capitolo enorme si aprirebbe sul fatto che ad esempio una parte dei pensatori, dei teologi, di queste nazioni varianti che avrei indiani che io almeno conosco, sentono una missione posta da Krishna verso l'Occidente, anche come teologi cristiani, perché vogliono rompere l'afasia di fede comunicativa dell'Occidente, cioè la fede come comunicazione. L'afasia in cui è finito l'Occidente nella fede come comunicazione, non come conoscenza, ma come comunicazione, come linguaggio trasmissivo, ordinario di valore. Ci possiamo salutare, amici. Sappiate che c'è un trattamento.